Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Amico Cane All'Aperto. Oggi conosceremo meglio la razza canina degli AMSAF, ovvero American Staffordshire Terrier. Ma prima il nostro angolo adozioni. Oggi vi presentiamo Kicca, un pastore tedesco di 10 anni. Eh, che è qui da noi da più o meno un annetto. E, mh, lei aveva una padrona, però mh, appunto ha dovuto portarla qui perché aveva gravi problemi di salute e non poteva più occuparsene. Um, chicca è molto socievole, è molto dolce, è una coccolona, ama giocare e nonostante la sua età non presenta gravi problemi alle zampe posteriori, ehm, le piace tanto camminare e andare in passeggiata con i nostri volontari e infatti sta fuori anche un'ora, un'ora e mezza senza problemi. L'unica cosa che presenta è un'otite cronica, un'otite cronica che però si riesce a tenere sotto controllo tramite la pulizia settimanale delle orecchie e qualche medicinale apposito che le va dato e si riesce a tenere sotto controllo. Per lei si cerca un'adozione un in famiglia anche con bambini, eh, ha un'ottima un relazione con, con i bambini di tutte le età, lo vediamo quando la diamo in passeggiata alle famiglie e eh, è molto giocherellona. Con loro, dà anche le zampe, insomma, fa un invito al gioco molto simpatico. E con i cani si relaziona bene, uh, solitamente non ha grandi problemi né con i cuccioli né con quelli più adulti. È da valutare nel momento in cui la famiglia che la, la va ad adottare ha dei cani in casa e quindi bisogna fare qualche primo incontro per, per vedere un attimo come si relazionano. E con i gatti invece sembrerebbe eh, un po' apatica nel senso che non ha reazione, non, non li calcola. Quindi anche in questo caso in casa è da valutare, perché appunto una volta che c'è il gatto in casa è ovviamente diverso da, dal gattile qui. Chicca vi aspetta qui al canile di Gallarate, siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 12, dalle 14 alle 18, invece la domenica solo dalle 9 alle 12. Parliamo di Amstaff, eh, innanzitutto partiamo dal nome. Amstaff, Amstaff che sta per American Staffordshire Terrier. Come nasce e qual è l'origine, la funzione per cui è nato? Allora, questi cani in realtà sono nati eh, come razza da combattimento venivano utilizzati in Inghilterra per le, i combattimenti tra cani contro tori. Quando poi questi combattimenti sono diventati illegali, ehm, hanno virato sui combattimenti cani contro cani. Quindi una stirpe di questi cani è stata portata in, in, in America, dove nasce appunto l'American Staffordshire. Il primo standard di razza è stato eh, stilato nel 1936. Eh, quindi lì si è definito ed è nato quello che oggi è l'American Staffordshire e non più il Pitbull. Perché diciamolo eh, il Pitbull in realtà non è riconosciuto come qui in Italia. Qui in Italia no, qui in Italia non è riconosciuto dall'ENCI. Che differenza c'è tra Amstaff e Pitbull? Allora, sostanzialmente il Pitbull è rimasto un cane un po' più rude. Eh, L'Amstaff invece si è puntato a selezionare, oltre alla docilità, eh, diciamo a un carattere un po' più tranquillo, eh, il cane da show, quindi il cane da bellezza. Ama e vive per il suo proprietario, per gli amici del suo proprietario, perché sono cani che quando li incontrate la prima cosa che fanno vi leccano. Eh, sono cani molto gioiosi sono cani di un forte comunque temperamento, quindi devono essere dati in mano a persone che abbiano polso. Che... Ed è proprio questo che vorrei sapere, la domanda che faccio sempre è qual è il proprietario ideale per questo tipo di razza? Allora, il proprietario ideale è un proprietario coscienzioso che sa che ha in mano un cane eh, da plasmare. Ovviamente la parte eh, primaria viene fatta da, dall'allevatore, quindi selezionare soggetti comunque di carattere equilibrato. Questo è fondamentale perché potenzialmente sono delle macchine da guerra, hanno una presa mascellare importante eh, a questo punto il nuovo proprietario ed è quello che io faccio all'interno della mia selezione io seleziono i cani ma seleziono anche i nuovi proprietari eh, è quello di darli in mano a persone consapevoli che dietro a un Amstaff ci deve essere un buon capo branco, una persona con polso, una persona soprattutto coerente che se dice no, no deve essere oggi, deve essere domani e quel no deve essere per tutta la vita, anche perché se no il cane viene confuso e un cane confuso tende a fare quello che gli pare quindi persone eh, atleticamente magari sportive eh, a cui piace stare all'aria aperta ma allo stesso tempo che amano anche condividere con il proprio cane il divano io condivido anche il letto, però questa è una scelta mia. Ehm, e non che... solo tu. Ah, meno male. <ride> e che amano soprattutto coccolare questi esseri che eh, a vederli così sembrano veramente imponenti, hanno comunque un aspetto molto forte, ma sono veramente dei cani tenerissimi. Chiara di me invece adesso quali sono le caratteristiche morfologiche di razza secondo lo standard? Quindi, anche il colore del manto, le dimensioni, la differenza se c'è tra maschio e femmina. Allora, parlando di standard di razza, per quanto riguarda l'American Staffordshire Terrier, abbiamo una differenza sostanziale tra il maschio e la femmina. Eh, in, per quanto riguarda l'altezza al garrese quindi la femmina va dai 44 ai 46 cm il maschio dai 46 cm ai 48 eh, la differenza tra il maschio e la femmina è una cosa che si deve vedere se un esemplare ben selezionato ha impatto d'occhio il peso allora il peso dipende la femmina generalmente arriva sui 24-25 kg il maschio arriva anche a 28 però eh, dipende molto molto, il peso non è una cosa eh, diciamo contemplata nel senso che dipende dall'ossatura dalla massa muscolare quindi un cane se allenato magari bravissima può essere perfettamente in standard ma pesare più di un altro perché magari ha meno massa muscolare rispetto o meno osso eh, per quanto riguarda invece eh, coda e orecchie assolutamente integre eh, una volta venivano amputate ahimè Ancora oggi viene, fatto, eh, viene fatta l'amputazione delle orecchie. Diciamo che in origine era una cosa che aveva un senso logico, nel senso che durante i combattimenti, essendo nati cani per, eh, nati per questo, eh, le orecchie erano le, le, la prima cosa che eh, ahimè partiva. Eh, oggi non c'è un motivo valido per mutilare un cane e io su questo sono molto ferma. Eh, tutti i miei cuccioli vengono rilasciati con eh, l'obbligo di non eseguire tagli. In Italia è assolutamente vietato all'estero in alcuni paesi viene ancora fatto, nelle esposizioni in Italia sono ancora accettati i cani amputati. Eh, ahimè, purtroppo, il manto. Il manto allora è un pelo raso. Eh, sono ammessi tutti i colori: il grigio, quindi il, il cosiddetto blu, il fulvo, il tigrato. I cani che hanno più dell'80% del mantello bianco sono da scoraggiare. Eh, il tricolor, il pelo è morbido. Non ha bisogno di cure particolari, eh, io dico sempre che è meglio lavarli una volta in meno perché è un cane che a differenza dei molossi non puzza, quindi la pelle non è grassa, eh, va, quando vanno in muta vanno ovviamente spazzolati eh, quotidianamente con i classici guanti, quelli di gomma, eh, è un cane molto, eh, molto sano a livello di salute se selezionato bene. Eh, per quanto riguarda il colore degli occhi, deve essere scuro, eh, devono essere belli tondi. Il tartufo deve essere nero, eh, quindi la pigmentazione è importante e deve essere completa. La coda sottile e ben inserita sulla groppa. Questo è poi parliamo appunto di appiombi, quindi eh, appi appiombi davanti devono essere proprio perfetti, le angolature dietro devono avere comunque un buon angolo per avere una buona spinta durante, nel mio caso che allevo cani da show, eh, per lo show una buona spinta da una buona falcata, quindi è un cane che se è costruito bene è molto armonioso sul ring ed è un piacere vederli. Quali sono le patologie di cui soffre questa razza e come si può intervenire o prevenire? Questa razza soffre fondamentalmente di tre categorie di patologie. Eh, una patologia eh, di tipo neurologico, che è la tassia cerebellare, che è una patologia eh, degenerativa e progressiva del sistema nervoso centrale. Fortunatamente esiste un test eh, genetico che è possibile eseguire su questi, su questi cani. <coughs> che serve per ehm, stabilire se il soggetto in questione è portatore oppure no di questo gene mutato che è evidentemente portatore di questa malattia. In questo modo è possibile selezionare i soggetti che verranno utilizzati per la riproduzione. Ehm, esistono patologie eh, cardiache, quindi le cardiopatie di cui è tipicamente eh, affetto il che sono la stenosi polmonare, la stenosi aortica, la displasia della valvola tricuspide, la displasia della valvola mitralica, ancora difetti del setto interventricolare, persistenza del foro di botallo. Tutte queste patologie possono essere diagnosticate, qualora evidentemente presenti, tramite un esame cardiologico, quindi una visita clinica, tramite una ecocardiografia e tramite un esame di ecodoppler. Tutti questi esami naturalmente devono essere eseguiti da un medico veterinario specialista in cardiologia. In ultimo, ma non sicuramente per ordine di importanza, ci sono patologie ortopediche. Nella fattispecie, parlando di American Staffordshire, la displasia dell'anca e la displasia del gomito. Queste sono patologie... Eh, anche se genetiche, è stato chiaramente dimostrato che ci sono diversi cromosomi coinvolti nello sviluppo dell'articolazione, in particolar modo dell'anca e eh, di conseguenza che sono eh, altrettanto responsabili di un eventuale sviluppo eh, di una displasia. Eh, è una malattia cosiddetta multifattoriale, eh, vale a dire che ha sicuramente come dicevamo una base genetica eh, per la quale mh, purtroppo si può intervenire solo fino a un certo punto, eh, e eh, tutta una serie di eh, fattori cosiddetti ambientali. Questi fattori ambientali sono un elevato peso del soggetto, eh, una elevata velocità di crescita, questi due elementi tendenzialmente sono correlabili con una dieta squilibrata o con un'alimentazione eccessiva, eh, sicuramente delle eh, alterate posture del soggetto, Traumi ripetuti delle articolazioni e non per ultimo un esercizio fisico non adeguato, eccessivo o soprattutto anche non adeguato. Eh, al contrario un esercizio fisico fatto con criterio, eh, fin naturalmente dalla giovanissima età eh, ha un'efficacia eh, nella prevenzione di queste malattie. E da cosa mi accorgo come posso eh, evitare questo genere di patologia? Allora, secondo me la prevenzione per queste malattie, ma in generale per qualunque malattia, deve essere fatta eh, su più livelli, o meglio, devono essere coinvolti molti eh, protagonisti: gli allevatori, sicuramente, eh, che fanno un lavoro di selezione importantissimo, il veterinario, eh, che deve dare ovviamente le giuste istruzioni ai proprietari, ma gli stessi proprietari, indirettamente, fanno prevenzione, a mio parere, proprietario anche. Eh, il meno competente deve essere in qualche modo educato dal proprio veterinario, dall'allevatore al quale si rivolge eh, per comportarsi nel modo più corretto possibile. Eh, innanzitutto, come dicevo, rivolgersi ad allevatori seri eh, che fanno i controlli del caso eh, e poi ovviamente. Eh, Rivolgersi a veterinari che suggeriscono di fare questi controlli. Eh, parlando per esempio di, eh, di displasia dell'anca e di displasia del gomito, esistono dei controlli effettuabili già dalla giovanissima età, già a partire dai 100 giorni di vita del cane, quindi poco dopo i tre mesi, è possibile effettuare un esame clinico eh, e delle, degli studi radiografici eh, che possono essere ripetuti a distanza di. Anche solo 15 giorni, se la situazione non fosse eh, tranquillizzante per così dire. Possono essere ripetuti all'età diciamo, di 4-5 mesi fino verso i 6 mesi. Diciamo che la, le, queste patologie eh, ortopediche tendenzialmente eh, hanno il loro clou di sviluppo tra gli 0 e i 6 mesi. Questa qua è la finestra temporale entro il quale è opportuno eh, diagnosticare queste patologie ed eventualmente, se fosse necessario, intervenire. È difficile ottenere in un soggetto. Ehm, potenzialmente molto displasico un risultato al 100%. E, al 100%, ma sicuramente lo mettiamo nelle condizioni di poter vivere la sua vita in modo molto più dignitoso. Parliamo anche delle responsabilità che ha un proprietario nel um, educare un cane perché sia equilibrato anche nel suo comportamento con anche gli altri cani, con gli altri esseri umani che appunto non siano proprio i proprietari. Allora, è importante per una corretta crescita comportamentale dell'Amstaff che questo venga socializzato subito magari in puppy class, puppy park e che questi puppy park si svolgano con diversi tipi di cani, tanti tipi di cuccioli, persone e che abbiano un percorso sensoriale che permettano al cucciolo di fare molte esperienze. L'Amstaff in particolare è un cane la cui socializzazione deve essere continuata nel tempo perché è è un cane che ha un buon pericolo di aggressività intraspecifica e quindi con i suoi simili. Ecco. E quindi è importante perché portare a, cane a spasso il nostro cucciolone sia un piacere e non una fatica che questo sia socializzato. Certo eh, è solo la prima parte quella della socializzazione eh, questa deve avvenire appena il veterinario ci dà l'ok okay, generalmente dopo la seconda vaccinazione. E, e appena... Quindi basta questo o io proprietario devo fare ancora di più? Diciamo che queste eh, sono le radici che ci consentono poi di effettuare magari un uh, percorso educativo senza dover andare a dover risolvere delle problematiche, magari di aggressività con uh, cani, persone o di paure, magari con uh, i suoni perché. Poi le paure sono le cose più difficili da risolvere in questi cani, mentre invece già portandolo ad, una, ad un puppy park o una puppy class, e questo è già diciamo, un buon 40% del lavoro. Dopodiché abbiamo il percorso educativo che deve essere completo e l'Amstaff ha comunque bisogno di un proprietario che gli sappia dare delle regole, ecco, perché comunque è un cane robusto, pesante, muscoloso, vivace e ha una gran voglia di fare, quindi eh, con l'educazione riusciamo a um, saper gestire le sue energie. Poi invece po potremmo continuare con uh, dei percorsi addestrativi come um, l'agility, che è una cosa abbastanza facile da fare anche a livello ludico, non solo sportivo, eh, o con le attività olfattive. È eh, un cane che ben si presta, date le sue doti fisiche ai caratteriali, alla ricerca di persone, alla ricerca di odori e sostanze. Che cos'è un odore o una sostanza? Qualsiasi cosa può essere anche un gioco, qualsiasi cosa che abbia un odore si può eh, provare a farglielo cercare al cane e se è ben incanalata questo lavoro porta a scaricare tutte le sue energie, ci porta a conoscere meglio il nostro cane che è la cosa più bella. Con Alice invece parliamo del, dell'AMSAF con i bambini. Perfetto. Che rapporto c'è e come ci si approccia? Allora, diciamo che è un argomento che mi sta molto a cuore e molto sentito un po', un po da tutti. L'Amstaff può essere un grandissimo compagno per un bambino. Ci tengo a sottolineare che tutti i cani in generale. Non dobbiamo mai dimenticarci che il cane è un animale. Per cui oggi si descrive il cane come il miglior compagno per il bambino. In parte è vero, però. Le interazioni devono essere sempre controllate, il cane se gestito nella maniera corretta quindi eh, una volta che si costruisce il rapporto corretto nella famiglia e anche con il bambino può davvero essere un buon compagno e aiutarlo nella, nella crescita. Non dobbiamo dimenticarcelo però, il cane è un animale quindi spesso poi possono accadere incidenti e la colpa in realtà non è... Del cane, ma eh, la colpa va ritrovata solitamente nella gestione sbagliata. Quindi quali sono magari in breve delle indicazioni per avere un rapporto equilibrato? Allora, le indicazioni è difficile darle. Io consiglio sempre di affidarsi a un professionista che soprattutto con l'arrivo con un cane già adulto, anche, ma se all'arrivo del cucciolo noi partiamo con il piede giusto per cui guidati da una persona con competenze. Eh, diciamo che la costruzione è molto più facile perché al cucciolo si insegna eh, fin dall'inizio l'atteggiamento corretto. Non è impossibile farlo poi, eh, però magari serve più tempo perché si parla già di rieducazione e non più di educazione. Cos'è che non bisogna assolutamente fare? Assolutamente fare, ci sarebbero un po' di cose. Eh, secondo me, una cosa da non fare mai è lasciare il bambino da solo, libero di giocare. Magari come spesso succede nella maniera non corretta, con il cane. Quindi sempre sotto controllo. Grazie. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo l'appuntamento per giovedì prossimo alle 20.30, sempre su Rete 55. Vi aspetto.